Hello guys, come state? Spero tutto bene. Prima che questo video cominci, come sempre vi chiedo se vi potete iscrivere al canale. Mi raccomando, fatelo perché è gratuito, ma soprattutto attivate la campanellina, perché così ogni volta che esce un video vi arriva la notifica. E se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, andate dove? Instagram, soliti due tag, cambiano mai. Cosa fai ancora qua? Vacci a seguire su Instagram. Dobbiamo arrivare a 10.000, perché a 10.000 avremo accesso a più sponsor. E da quest'anno cos'è che abbiamo incluso? Abbiamo attivato gli abbonamenti, mi raccomando, per avere spoiler. Avrete anteprima. Spoiler, anteprima. Avrete dei video, per esempio tutte le live verranno salvate solo per gli abbonati, quindi se sei abbonato potrai vederlo. E detto ciò, ci date anche un piccolo supporto economico per portare massima qualità e massimi contenuti. Allora, oggi siamo a Bergamo, ragazzi, cattive chiamate, episodio 2, oggi è toccata a Bergamo. Ci saranno altre città, scriveteci qua sotto nei commenti dove volete che veniamo a fare cattive chiamate. E chi inizia però? Sasso, carta, forbice. Giro, inizio io a chiamare. Iniziamo, raga. Attive! Chiamate! Trudu! Tutu! Entra nel primo negozio che trovi. Andà so. Sono dentro. Che ti sono dei pezzi di ricambio che devi fare il tagliando. Scusi, le posso chiedere un'informazione? C'è il monopattino che fa un rumore strano. Avrebbe tipo un pezzo di ricambio? Questa tipo, questa gomma, gomma per cambiare monopattino. Questo, quello, sì, quello. Aspetta, aspetta, aspetta. Facciamo così. Aspetta, ti giro il monopattino, facciamo meccanici. Se tu hai gomma. Vedi che fa tanto rumore. Chiedi se vuole fare un giro lui. Cioè provalo, prova, senti il rumore che fa. Provalo, fa rumore, fa rumore. Fa rumore. Di lì che di solito i cinesi hanno tutto. Perché voi avete sempre tutto di solito e... Guardi, senti. Sente rumore. La gente proprio ha più nei coglioni, cazzo. Gente è proprio matta. Vai sopra dove c'è il parrucchiere o il barber, come lo vuoi chiamare te. Tu digli che è la tua prima volta e vuoi fare le mesh. Stasera è la mia prima volta, se si può fare una ceretta. Per quello bisogna prenotare, adesso controllo se abbiamo posto. Ah, e allora faccio la prima volta quando... Cioè, prenotiamo l'appuntamento, poi faccio la prima volta. Ok, cosa devi fare di cera? Cera completa, tutto quanto, liscio come l'olio. Aiuto, ok, va bene. Mi sa che ti conviene prendere appuntamento per quello, così almeno sei sicuro che abbiamo... tutto lo spazio necessario. Non l'importante è che lì sotto sia bello liscio, perché non voglio far brutta figura, capito? Cioè... Ok. Tu digli che però deve farti bene il sedere. No, però cioè, l'importante è che io vengo fatto bene anche il sedere e tutto quanto, prima volta, capito? Non vorrei allora, mai... l'unica cosa che non facciamo inguine totale. Ah, no? Quello non lo facciamo. Cavolo. Niente allora. Vai al bancone dei salumi. Gira al bancone e servisci i clienti. Buongiorno, mi dica. È un letto e mezzo di cotto. Di cotto? Sì. Mi hanno detto che devo iniziare qua il primo giorno. Letto e mezzo di cotto? Cotto, quale preferisce? Quale preferisce? Mi hanno detto che è il primo giorno. Per favore esca fuori. Ma raga, adesso andiamo a fare la nostra solita gag. Occhio alla giacca che... Yes. Ciao. Oh. Ragazzi, ragazzi. No, dai, ragazzi. Non si può. Non si può. Non venite. Se tu guardi davanti a te c'è Jack e Jones, tu dili che sei qua per fare la terza dose di Johnson. Fai finta che sia Johnson, ma non di Jack. Ok. E tira fuori il braccio direttamente.
Sì. Dimmi. Venuto a fare la terza dose di Johnson. Qua? Sì, vaccino. Va bene. Però il Jack me lo voglio bere prima della dose. Va bene. È un problema? No. Ok. Qua. Dai, mi sei serio? Sì, qua. Non c'è tipo qualcosa da... una penna per far finta che mi fai la dose? Ma perché? Poi mi lasci una carta dove... No. No. Perché? Perché devo fare la terza dose. Dai, cosa stai facendo, scusami? Non capisco quel... Il terza dose. Mi hanno detto di venire a fare il Johnson e ho trovato il negozio Johnson e devo fare la terza dose. Scusa, qual è il negozio Johnson? Questo qua, Jack Johnson, no? Anna? Marco, lo vedi il letto? Togliti la maglia e sdraiati fino a che non arriva la sicurezza. Ok ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video, speriamo che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo mercoledì con Italia Abbandonata, ci vediamo mercoledì prossimo sempre alle 14 con un nuovo video di Italia Abbandonata e abbonatevi al canale, let's go, andiamo, spingi, andiamo, let's go! Woo!